dai? Io di quella una cosa. No, dalle scatole. No, per il bassotto, se c'è una barca. Largo! Ehi! Madonna, ma intorno, che cazzo? Intorno, cedelo, cedelo. Largo! Ciao. Seguilo. Questo è quello che è successo quando abbiamo provato a ripescare il mostro. E sì, quello che ci ha boccato molto probabilmente era un tonno che a un certo punto ha cominciato a correre e non si è più fermato. La scorsa volta un grosso pesce serra aveva ridotto così la nostra esca e poi all'ultimo ci ha mangiato il tonno. La pesca al tonno però in questo periodo è vietata ed ho quindi deciso di dedicarmi alla pesca al pesce serra. Stavolta sto uscendo da solo e stamattina ho catturato i cefali giusti. Sono tutti cefali di circa 20-25 cm, ma ce n'è uno ben più grande che voglio utilizzare su questa canna di destra. In effetti la strategia sarà completamente diversa. Proverò a ingannare i pesci serra utilizzando un'attrezzatura molto più leggera, perché purtroppo se proviamo a pescare la lecceravia mangerà il tonno e il tonno non si può pescare. La montatura sarà diversa dal solito, infatti questi pesci serra sono anche molto furbi e bisogna ingannarli. Un cavetto d'acciaio corto potrebbe essere la soluzione giusta. Certo, me la rischierò un po', però chi non risica, non rosica. Per arrivare nello spot di pesca, devo superare il porto di Cagliari e l'uscita qui è sempre emozionante, perché le barche ti sfrecciano a tutta velocità vicino, creando delle onde terribili. Oggi sono gasato e soprattutto non vedo l'ora di provare queste cannettine leggere. Eccomi, ci sono, eh? Oggi veramente fa un caldo terrificante. E c'è anche un mare molto brutto, avete visto quest'onda lunga? Perché ieri c'è stato scirocco e oggi monterà ancora più forte. Sono appena uscito dal porto di Cagliari e comincerò a pescare proprio qui. Dopo aver svuotato un po' la vasca del vivo, innesco il primo cefalo. Il primo amo, quello che si trova sul nylon, va messo sulla bocca in modo molto leggero per non ferire troppo il pesce. Il secondo, invece, verso la coda, perché è proprio lì che il pesce serra tenderà ad attaccare la prima volta. A questo punto regolo i due ami, in modo che peschino perfettamente, che non ci sia filo in ballo, e lascio scorrere il tutto per circa 20-25 metri dalla barca. A questo punto metto la canna nel poggiacanne e chiudo leggermente la frizione. Primo cefalo messo, sono bellissimi questi cefali e avete visto che prima di innescarli ho tolto l'acqua. Perché i cefali hanno un brutto vizio e saltano come i salmoni, quindi sono terribili. Da quest'altra parte voglio mettere, questa è una canna un po' più robusta, molto bella, voglio mettere quello più grande, sperando non sarà più grande, ma tanto non sarà così. Come avete visto la frizione va abbastanza dura, perché il pesce serra quando mangia si deve ferrare, soprattutto pescando con un cavetto d'acciaio molto molto piccolo, cioè la ferrata è fondamentale, altrimenti poi lui tenderà ad ingoiare tutto e sarà un disastro perché taglierà il filo. Il cefalo su questa seconda canna è innescato appena appena per la pelle, in modo tale che se non peschiamo nulla lo posso rilasciare e lui comunque si riprenderà tranquillamente. Ora diamo l'acqua agli altri. Proviamo a mettere un pezzettino di pelo. Libertà! Questo pezzettino di vela è perfetto perché mantiene la velocità giusta. Il cefalo fino a 2,5 nodi regge, ma l'ideale sarebbe proprio un nodo e due. Quindi piano piano si va in completo silenzio. I pesci serra possono abboccare anche appena dietro la barca. La traina al pesce serra è abbastanza semplice. I pesci serra cacciano di solito in banchi numerosi, seguendo i pesci più piccoli, che sono la loro preda. Quando passiamo vicino al banco dei pesci serra, questi noteranno subito la nostra esca, che comincerà ad agitarsi muovendo la canna. A questo punto dobbiamo rallentare, e se possibile dobbiamo prendere la canna in mano, per cercare di ferrare subito il pesce serra che avrà attaccato la nostra esca. Appena passo sul banco, i pesci serra prima vanno sul cefalo più grande, ma comunque non lo attaccano, e poi subito vanno a dar fastidio a quello più piccolino. Allora prendo la canna in mano e lo lascio mangiare. Eccolo! Eccolo! Il pesce sembra aver mangiato benissimo, e comunque combatterlo è sempre divertente.
non è un pesce di grossissima taglia. No! No, c'è. Per un attimo credevo di averlo perso, invece lui stava nuotando verso di me. Mai demordere! L'ho preso, porca miseria! Avete visto che lui stava attaccando, prima è andato sulla canna arancione e poi su quell'altra. Ancora adesso c'è qualcosa sulla canna arancione, eh? Non sono grandi, ma ci sono. Bisogna tenere la canna in mano e bisogna afferrarli, perché sennò sono terribili. Avete visto? Anche col cavetto d'acciaio piccolo funziona. Sì! E ora però devo andare perché fra un po' monta veramente mare. Ma anche di qua. Un altro elemento fondamentale sono le pinze. Quando andate a pescare a Pescisserra portatevi sempre un paio di pinze, perché nello slamarlo non solo rischiate di farvi tagliare dai loro denti, ma rischiate soprattutto di prendere l'amo nella mano, e vi posso assicurare che non è un'esperienza piacevole, sicuramente da pronto soccorso. Innesco subito un altro cefalo e invece di tornare indietro sul banco precedente provo a spostarmi più avanti, sperando di trovare qualche pesce più grande. Una cosa assurda, me ne sono accorta solo ora, quando ho recuperato il serra ha sputato il suo ultimo pasto, anche molto fresco. Sto usando due canne da pesca che sono perfette per la traina, sono due Falcon, combinazioni che non sono costosissime, ma che io utilizzo veramente per tutto, dalla traina agli elletrati, ai tombarelli, guardate che sta, la canna si sta muovendo anche lì. Fino diciamo a pesci un po' più grandi. Sono più leggere delle canne che avevo, perché comunque sennò sarebbe eccessivo, e posso utilizzare un trecciato più sottile. Quindi sono due Falcon, una 8-16 libbre e una 20 libbre. Questa magari non è bellissima, ma raga, ha un'azione che a me mi fa impazzire. Infatti spero di pescarci qualcosa oggi, anche se c'è quest'onda terribile. L'altra, vabbè, meravigliosa, è anche molto bella esteticamente e ha questa azione progressiva che col vivo è incredibile. Avete visto? Pesce serra combattuto senza problemi. A un certo punto mi sembrava si fosse staccato, perché poi è andato, diciamo, venuto incontro. Quando è arrivato l'ho tirato tranquillamente di peso, perché è un pesce serra di forse un chilo, neanche, non lo so. Però che emozione. Come mulinello sto utilizzando due mulinelli della Tiga, che sono piccolini ma molto molto precisi. Non costano tantissimo, infatti secondo me la pesca non deve essere una cosa super costosa. Però fanno il loro lavoro. Eccolo, questo qui, guardate, questo è proprio il lui che se lo va a prendere. Quindi togliamo marcia, quindi lo facciamo rallentare in modo tale che il cefalo sia più agitato possibile. Faccio vedere la canna in diretta e possa scatenare l'attacco del serra. Però se sono serra piccoli, quel cefalo è un po' grande. E così, esattamente come è successo prima, il serra passa prima dal cefalo più grande a quello più piccolo. Di nuovo prendo la canna in mano per ferrarlo immediatamente. Oh. Questo pesce ha mangiato venendo incontro alla barca e all'inizio non l'ho sentito tirare, e così durante tutto il combattimento nuota velocemente verso Sayonara. Bellissimo. Cioè, berretino, dove sei? E durante il combattimento il pesce serra rigurgita quelle che mi sembrano resti di alice. E purtroppo gestire la barca a vela, il pesce, il retino da soli è un po' difficile, e ci metto un po' di tempo per fare operazioni che di solito mi avrebbero portato via soltanto una decina di secondi. E finalmente, dopo qualche problemino, riesco a tirare il pesce serra a bordo. Anche questo pesce durante il combattimento ha vomitato tantissime alacce, si vedeva proprio mentre combatteva, quindi è la preda di questi pesci, quindi bisognerebbe trovarle con i sabbichi. Ma ragazzi, mi sto divertendo da pazzi, proprio la canna è partita all'inverosimile, queste cannette sono fantastiche, micidiali, e la montatura funziona, avete visto? Preso benissimo, cavetto molto molto corto. Vorrei tanto capire se quest'altro cefalo non se lo mangiano perché è troppo grande, oppure perché la montatura non gli piace. Innesco comunque un altro cefalo e continuo a trainare.
Ormai di strada ne ho fatta tanta e sono sulla via del ritorno. Il mare, infatti, si sta facendo brutto e il vento di scirocco si sta alzando ed è previsto ad oltre 25 nodi. Ma prima che si scateni la tempesta, qualcosa di nuovo mangia la mia canna. Eccolo! Stavolta è decisamente un pesce più grande che ha mangiato con violenza e che sta tirando con tutte le sue forze. Ma stavolta ho davvero difficoltà a recuperarlo. Il pesce serra, infatti, si va a intrecciare sull'altra canna e la barca sta andando verso la scogliera che è sempre più vicina. Cerco di togliere motore e cerco di governare in qualche modo l'imbarcazione per evitare grossi casini. Sono costretto a recuperarlo a sinistra dell'altra canna arancione ed evitare così che le due lenze si intreccino. Guardo il retino, è proprio lì, a portata di mano. A questo punto il serra mi corre incontro e qui bisogna recuperarlo velocissimo per evitare che si slami. Eccolo, è arrivato. Non è enorme, è un pesce di circa 2-3 kg, purtroppo dall'angolo della GoPro non si percepisce e sono costretto a prenderlo con il retino, ma è difficilissimo. Visto che la barca è in marcia, la mia tecnica è quella di farlo scorrere all'interno del retino, ma lui non ne vuole sapere di entrare. No! Cacchio, mi ha rotto! Veramente gestito malissimo questa cosa, però come vedete sono vicino alle rocce. C'è il mare, lui si è andato a intrecciare dall'altra parte, non sono riuscito a recuperarlo bene e da qui non ci arrivavo col retino e con i denti ha tagliuzzato il finale. Purtroppo da soli è veramente difficile, però fa parte del gioco anche questo. Però può succedere, vi faccio vedere come l'ho attagliato. Avete visto che a differenza dell'altra canna dove ci sono due ami, un amo solo con un piccolo pezzetto di gavetto fa la differenza. Lo stavo pure troppo io a giocarci, poi voi non vedete dietro le quinte, ma io qui ho le varie GoPro, tutto, quindi quando abbocca gli devo dare tempo, lo prendo e questo mi limita molto nella pescata perché non posso combattere il pesce così come vorrei. Comunque tre serra in una mezza mattinata col mare è orribile, è un risultato fantastico. Peccato questo qui se n'è andato, ma non bisogna comunque fare le stragi. E il prossimo video magari ve lo faccio con qualche camera, ma così evito di fare casini mentre recupero il pesce. È difficilissimo con la sinistra e poi purtroppo la destra ancora mi fa male, quindi non riesco a combatterle bene. Se volete vi spiego un po' meglio la montatura, perché secondo me c'è da parlarne e c'è da studiarla, perché più si va sottile più è facile prendere questi pesci. Comunque due ottimi pesci li abbiamo presi, questo era forse il doppio degli altri, ma non sono riuscito, stupido io, a tirarlo su, va bene, ma ci rifaremo, non è un grosso problema. Molti seguono i miei video ma non siete iscritti, quindi se vi iscrivete veramente mi date una mano incredibile. Ora me ne torno al porto, faccio il mio caro ormeggio e rilasciamo questi piccoletti qui che sono rimasti vivissimi. Alla prossima, ciao!